Ciao, sono Marilena Ferraro e sono una Google Certified Trainer e leader di GEG Italia. Sono di Aprilia, provincia di Latina, nel Lazio, in Italia. Oggi sono qui per rispondere a questa domanda: come posso offrire un apprendimento sincrono? Parleremo quindi di creatività, innovazione, differenziazione in Google Classroom. Nel mondo di oggi gli studenti e i loro compagni di classe spesso imparano secondo i propri ritmi in momenti diversi l'uno dall'altro. Quindi, quando insegnanti e studenti hanno opportunità di svolgere lezioni in sincrono, è essenziale ottimizzare i tempi per le varie attività per consentire a tutti gli alunni un apprendimento qualitativo. L'utilizzo di Google Classroom è essenziale per questo obiettivo perché consente soprattutto una migliore organizzazione, poi la partecipazione attiva ad una lezione sincrona e un'ottimizzazione efficace dei tempi, fungendo da trampolino di lancio per le attività creative e innovative che l'insegnante ha in sé. Partiamo da una considerazione. Cos'è l'apprendimento sincrono? L'apprendimento sincrono è quando insegnante e studenti vivono un momento di scambio di informazioni attraverso un ascolto ed un apprendimento attivo. Anche se questo accade certamente quando la lezione è in presenza, l'insegnante e gli studenti sono fisicamente nello stesso posto, ma è nostro compito non diminuire la qualità dell'insegnamento, anche se la lezione è a distanza. Google Classroom è lo strumento giusto per una lezione sincrona online. Se una chiamata di Google Meet farà parte della lezione, gli insegnanti possono abilitare il collegamento Meet in Classroom in modo che gli studenti possano semplicemente fare clic e partire. Un'altra opzione è utilizzare lo stream di Classroom per pubblicare un annuncio che indichi la data e l'orario per partecipare ad una lezione sincrona. Un'altra strategia da poter utilizzare che potrebbe essere utile è creare un compito nella pagina dei lavori del corso che indichi i dettagli della lezione. Gli insegnanti possono impostare data e ora di scadenza che coincida con la data e l'ora di scadenza della lezione e ciò consentirà agli studenti di partecipare come se fosse un compito e l'appuntamento verrà visualizzato anche nei loro calendari. Quando tutti imparano allo stesso tempo, gli insegnanti vorranno sfruttare queste opportunità facilitando attività che incoraggino la collaborazione, la creatività e, aspetto molto importante, l'inclusione. Gli insegnanti possono caricare una serie di file dal proprio Drive su cui studenti possono lavorare insieme in tempo reale, sia in classe che in piccoli gruppi. Desideri che gli studenti accedano a più file all'interno della lezione sincrona? Puoi caricarli tutti in un compito Classroom, in modo che i materiali per la lezione siano tutti nello stesso posto. E nel testo del compito puoi anche creare un elenco puntato, in modo che gli studenti possano vedere la sequenza di ciò che dovranno studiare o analizzare. E solo perché tutti stanno imparando allo stesso tempo non significa che tutti debbano imparare allo stesso modo. Puoi sempre creare compiti specifici per studenti o gruppi di studenti direttamente in Classroom per assicurarti che le esigenze di apprendimento di tutti gli studenti siano soddisfatte. Dopo una lezione di insegnamento e apprendimento insieme possiamo terminare con qualcosa di significativo. Jamboard è una piattaforma fantastica per incoraggiare l'interazione online tra gli studenti. Inoltre i gem possono essere caricati in un compito Classroom proprio come gli altri file di Drive, consentendo agli studenti un facile accesso e agli insegnanti di visualizzare il lavoro degli studenti interagendo su gem. Il tutto dal centro di apprendimento che è Google Classroom. Bene, ora sappiamo cosa fare quando ci troviamo a dover attivare una sessione di apprendimento sincrono. Quando abbiamo questa necessità, Google Classroom può essere lo strumento adatto per garantire che tutti possano apprendere a proprio ritmo in un unico ambiente. Utilizzando Classroom come punto di partenza per attività coinvolgenti che promuovono la collaborazione e la creatività. Grazie per aver guardato questo video e divertiti ad utilizzare Google Classroom con i tuoi studenti per le attività in modalità sincrona.